Buongiorno mister, volevo chiederle come sta la squadra e che tipo di formazione ha il Cagliari da affrontare in questo momento. Grazie. La squadra si sta riprendendo perché è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme, abbiamo ripreso, quindi la strada per Cagliari è ben in testa ai ragazzi. Una squadra che ha cambiato l'allenatore da poco, che ha ottenuto subito degli ottimi risultati, quindi sarà una partita importante, soprattutto dopo la nostra eliminazione dalla Champions. Ci vorrà grande orgoglio, grande spirito di squadra per fare una grande partita domani a Cagliari. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno Andrea. Ovviamente non si vive in una campana di vetro e quindi si sente tutto quello che si dice, soprattutto in Spagna in questo periodo, cioè di questa voce che riguarderebbe Ronaldo che avrebbe voglia di tornare a Madrid. Intanto le chiedo se domani gioco, se ha bisogno di recuperare, come sta vivendo lui, come lo ha visto, perché sicuramente anche per lui e forse più degli altri, vista la responsabilità che aveva, è stata una forte delusione. Ma Ronaldo sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l'altra sera, ma come lui, come tutta la squadra, si è allenato bene, quindi penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera. È normale che ci siano voci dopo un'eliminazione, lui è il personaggio più importante a livello calcistico al mondo come Messi, quindi fa sempre parlare di lui, però ricordiamoci che ha sempre fatto bene, ha fatto, non so, 90 gol in 100 partite nella Juventus e quindi ha sempre dimostrato il suo valore. Poi può capitare che una partita non faccia gol come capita agli altri, però questo fa sempre più clamore. Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Fabiana, non ti sentiamo. Prova. Allora, intanto passiamo ad Antonio Barillà della Stampa. Andrea, buongiorno, mi Sì, sente? sì, sì. La domanda è questa: dopo momenti del genere, come accennavi prima, è molto difficile anche ripartire, ritrovare la serenità, eccetera. Tu in una carriera fortemente vincente hai avuto anche ovviamente dei momenti di difficoltà. Come si superano e quanto è importante per aiutare la squadra aver avuto una lunga carriera, quindi anche la possibilità di sperimentare sulla propria pelle, la necessità di ripartire, di ritrovarsi, di accantonare in fretta una delusione del genere, grazie. Sì, nella mia carriera ne ho avuti parecchie di queste situazioni perché ho vinto tanto, ma anche perso tanto e quindi ho sempre cercato di ripartire con grande entusiasmo nonostante le grandi delusioni. E faremo lo stesso domani perché siamo a marzo, abbiamo ancora davanti 13 partite di campionato più la finale Coppa Italia, quindi non è che è finita mercoledì la nostra stagione. Riparte con grande voglia di mostrare che siamo la Juventus e che possiamo ancora arrivare a giocarci il campionato fino all'ultima partita. Dipenderà da noi, da quello che vorremmo fare, dagli obiettivi che ci siamo prefissati e quindi su questo siamo tutti convinti. Quindi dai momenti di grande tristezza bisogna tirare fuori il meglio e sono sicuro che lo faremo già da domani. Riproviamo con Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, mi sentite adesso? Sì, vai. Ah, ok. Allora, io volevo invece sapere degli altri acciaccati, diciamo, che avevano giocato la partita scorsa, tipo Cuadrado, anche Arthur, in particolare Morata, cioè se stanno bene o magari hanno bisogno di riposare in questo momento. Sì, no, stanno tutti bene, hanno recuperato, a parte Demiral e Ramsey che hanno dei problemi fisici, per il resto più Dybala e Bentancur che ancora con il Covid, per il resto sono tutti a disposizione, pronti per la partita di domani. Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport.
Buongiorno mister, le chiedo se la società a inizio stagione le aveva chiesto qualche obiettivo minimo da raggiungere e nel caso quali erano questi obiettivi. La ringrazio. Ma non c'è stato nessun obiettivo. L'obiettivo quando alleni la Juventus e quando giochi per la Juventus è quello di vincere, come tutti gli anni. E l'obiettivo e le cose che si cercano di fare sono sempre improntate per arrivare al successo finale. Quindi l'obiettivo di allenare la Juventus è sempre quello di portare a casa trofei. È successo quasi sempre in questi anni e quindi sono sempre stati raggiunti. Adesso abbiamo ancora la possibilità di raggiungere, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Fabio Riva, Tutto Sport. Buongiorno mister, la parola d'ordine in questi giorni, le parole d'ordine in questi giorni sono giovani, ringiovanimento, e questo è il filone che in realtà è iniziato già ad inizio dello scorso anno. C'è il rischio che in una situazione così, con questo mood, i senatori si siano sentiti o si sentiranno nelle prossime settimane messi un po' da parte? E in questo senso le chiedo anche se Ronaldo rischia, il mood del ringiovanimento, di diventare un po' meno centrale o funzionale rispetto a questo progetto nel futuro. Grazie. No, perché il progetto che è stato intrapreso negli ultimi anni era stato quello di mettere all'interno della squadra magari giocatori giovani, però arricchita dall'esperienza di giocatori di una certa caratura, quali sono Cristiano, Giorgio, Leo, Gigi. Quindi è impossibile fare una squadra con solo giovani. All'interno di questa ci devono essere anche giocatori un po' più esperti che possano dare il loro contributo a far crescere questi giocatori, e questo è stato il progetto iniziale e lo sarà anche per il futuro. Stefano Taglia, Resport. Sì, buongiorno. Io le chiedo se, diciamo così, quando è iniziato questa sua avventura con la Juve, aveva previsto, comunque preventivato, di potersi trovare oggi in una situazione nella quale gli dice: certo, abbiamo ancora due obiettivi importanti in campionato, però la testa della classifica al momento è distante e la finale di Coppa Italia è fuori dalla Champions League degli ottavi. Cioè, se aveva previsto di trovarsi di fronte a una salita così impegnativa, ecco, a questo punto le chiedo. Ma quando inizi speri di vincere tutte le partite, ma non è possibile. Tutti vorrebbero fare gli allenatori, i giocatori, e vincere tutte le partite, portare a casa titoli su titoli, ma non è come nei sogni. Quindi bisogna lavorare, aspettarsi che possano succedere anche sconfitte, come è successo l'altra sera con l'eliminazione, però il nostro cammino, il nostro obiettivo non cambia. Bisogna avere la fiducia, la consapevolezza della squadra che hai durante le settimane, le stagioni, per poter lavorare su questo. Io e la squadra siamo convinti di avere ancora un grande futuro davanti, perché abbiamo ancora tante partite da giocare e obiettivi da centrare, quindi questa è la cosa più importante per poter continuare questo percorso. Romeo Cristi, gol.com. Buongiorno mister, le vorrei fare una domanda su Ramsey, perché a un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia non si è ancora visto quel giocatore che tanto bene aveva fatto all'Arsenal. Le chiedo se pensa che sia un discorso esclusivamente di continuità fisica, visto che è ancora out, o se invece come si spiega in generale il suo andamento in Italia. Grazie. Ma sì, no, soprattutto è dovuto a problemi fisici. Purtroppo non riesce a dare continuità alle prestazioni, perché magari ogni due o tre partite si deve fermare, perché in passato ha avuto grossi problemi e quindi che l'hanno tenuto anche lontano dai campi per diversi mesi. È un giocatore talmente intelligente che quando lo è a disposizione diventa prezioso, perché sa far giocare bene la squadra, riesce a giocare bene lui. Solamente a questa debolezza fisica che lo costringe ogni tanto a essere fuori. Giovanni Albanese, Sport Italia. Sì, buongiorno mister, le chiedo se domani Buffon allungherà il record di presenza in Serie A e quanto è importante per i giovani avere un riferimento come lui in un momento delicato come questo. Grazie. Ma non so se sarà possibile, perché non è al meglio, quindi lo dovremo valutare ancora oggi pomeriggio. Gianni Balzarini, Sport Mediaset.
Buongiorno Andrea, volevo sapere se proprio in un momento come questo, e visti i tanti giovani che ci sono anche nella tua squadra, hai dovuto spiegare a qualcuno in particolare che cos'è la Juventus, cosa si chiede alla Juventus in queste ultime giornate di campionato, in questo finale di stagione. Ma no, non l'ho dovuto spiegare adesso, l'abbiamo spiegato all'inizio quando sono arrivati e sono entrati subito con questa testa perché hanno capito l'importanza di indossare questa maglia, il peso di giocare per la Juventus, e quindi non ho dovuto ribadirglielo adesso. Lo si capisce da soli che quando arriva un'eliminazione a un'ottava di finale ci sono tante polemiche, le pressioni sono tante, però loro dall'inizio della stagione sono entrati bene con questa testa e hanno avuto lo spirito giusto per affrontare anche questi tipi di pressioni. Passiamo a Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, ritornando alla partita contro il Porto, cosa è mancato, cosa manca a questa Juve per essere a livello delle big in Europa, per contendersi appunto la Champions League, anche in vista del prossimo anno, cosa manca a questa Juve per essere ai livelli delle altre in Europa per la Champions? Grazie. Ma è mancato che abbiamo commesso degli errori, e quando commetti degli errori in una competizione come la Champions League purtroppo capita di uscire. È successo altri anni non solo a Juventus ma anche ad altre squadre, che quando prendi gol in trasferta o quando li prendi in casa poi sono sempre difficili da recuperare le partite dello scontro diretto. Quindi dovremo prendere atto di questa eliminazione, degli errori fatti, e cercare di evitarli. Poi per il futuro ci sarà tempo per parlarne, perché la Champions League ripartirà l'anno prossimo. Adesso abbiamo l'obiettivo del campionato e dobbiamo avere bene in testa quello che dobbiamo fare. Caro Barbieri, videogruppo. Ci senti? Passiamo a Luca Cavallero, a Tutto Mercato Web Radio. Buon pomeriggio mister. Volevo chiedere, da un punto di vista difensivo, come sta Chiellini? Le ha detto appunto che stanno tutti meglio. Volevo chiederle se c'era la possibilità concreta di vederlo dal primo. E poi riguardo a Kulusevski, se dal suo punto di vista ha ancora dei margini di miglioramento tattico e se c'è la possibilità di vederlo anche eventualmente a centrocampo, perché la giocate tutta in attacco in virtù dell'assenza di Morata, se c'è la possibilità concreta eventualmente di vederlo come mezzala o anche eventualmente come esterno, a seconda di come varierà il modulo. Grazie. Sì, Chiellini sta bene, è rientrato, è recuperato dall'infortunio, quindi può starci che domani possa partire dall'inizio. Per quanto riguarda Kulusevski, è giovane, ha 20 anni, ha grandissimi margini di miglioramento, sia a livello tecnico sia a livello tattico. Un giocatore che può giocare in tanti ruoli, però lo proveremo sicuramente anche in una posizione più centrale da centrocampista, perché ha il fisico per poter giocare anche in quella posizione. Quindi in base anche all'atteggiamento che vorremmo avere domani o nelle prossime partite lo potremo vedere anche a centrocampo. Riproviamo, caro Barbieri, videogruppo. Mi sentite adesso? Sì. Eccoci, buongiorno. L'obiettivo adesso è di cercare di vincerle tutte. Lei ci ha sempre detto in questi mesi che ragionava partita dopo partita. Volevo sapere però se in quest'ottica adesso c'è una visione d'insieme, comunque su che cosa punterà per ottenere questo obiettivo. Ma come ho detto, bisognerà pensare partita dopo partita, perché il nostro obiettivo non cambia e non cambierà. Avremo la possibilità anche di poterci allenare purtroppo tutte le settimane e avere a disposizione i giocatori per preparare al meglio le partite. Quindi su questo piano avremo qualcosa in più da fare, qualcosa in meglio da preparare. Un peccato, perché avremmo volentieri rigiocato la Champions League e aver avuto meno giorni per preparare le partite, però è andata così. Adesso anche per questo dovremo essere ancora più cinici nel dover fare partita dopo partita il nostro dovere. Antonio Paolino, Radio Banca Nera. Ciao Andrea,
Hai parlato di delusione della squadra, di Ronaldo, che è un po' il leader, il trascinatore. Ti chiedo anche se il malumore di Bonucci, che abbiamo visto dopo l'uscita dal campo, nasconde qualcosa di più rispetto a quello che possiamo sapere, che abbiamo visto. Ma no, è il malumore di chi vuole far parte della partita, di essere importante per cercare di raggiungere il risultato. Lui mi aveva chiesto 10 minuti prima di uscire perché aveva i crampi, e quindi avevo aspettato un po', e poi, non avendo a disposizione tanti slot, avevo preferito fare 2 campi insieme per non condizionare poi le sostituzioni nei supplementari, solo per questo. E chiudiamo con Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Buongiorno Andrea, volevo chiederti se c'è un'agenda del rientro di Dybala, se sai quando ce l'avrai di nuovo a disposizione, quanto ti è mancato finora, e poi anche se Arthur, visto che l'altro giorno ha giocato dopo oltre un mese, adesso avrà un piano più progressivo di minutaggio, insomma, o se giocherà titolare già domani. Sì, Dybala speriamo di averlo con la sosta, si lavorerà in modo più intenso durante la sosta e speriamo di averlo a disposizione subito dopo. Dobbiamo ricordarci che dall'inizio della stagione ha fatto solo 7 partite all'inizio su 50, quindi non l'abbiamo mai avuto a disposizione. Un campione come lui è stato una grossa assenza, quindi questo dobbiamo anche ricordarlo. Per quanto riguarda Arthur, sì, avremo più tempo per farlo recuperare, anche per gestire meglio il suo dolore. Adesso vediamo domani come starà, però anche per lui adesso ci sarà un po' più di spazio per il recupero, quindi anche più partite per poter giocare.